Un altro evento di tutt'altra natura che coinvolgerà la nostra città il 5 e il 6 luglio, stiamo parlando di Green City Energy, appuntamento dunque con un convegno nazionale sulle energie verdi. Pisa si candida sempre più a capitale della sostenibilità ambientale. Presentazione ufficiale questa mattina per la terza edizione di Green City Energy, il forum internazionale sulle nuove tecnologie per lo sviluppo della Smart City, che si svolgerà a Pisa il 5 e 6 luglio prossimi. Forte del successo delle prime due edizioni, l'appuntamento si rinnova cercando ancora una volta di essere volano di cambiamenti, oltre che punto di riferimento per l'analisi e lo sviluppo dei temi legati alla città intelligente. Un forum che presenta quest'anno molte novità, a partire dalla location individuata presso la Camera di Commercio e la provincia di Pisa. Ad arricchire ed animare la due giorni sono previsti inoltre eventi collaterali, sia per approfondire il tema Smart City, sia per far toccare con mano le ultime novità nell'ambito della mobilità sostenibile e delle tecnologie legate allo sviluppo urbano. Queste ultime troveranno spazio in Piazza Vittorio Emanuele II, mentre un'esposizione dedicata ai grandi temi di Green City Energy è già allestita a Palazzo Gambacorti e resterà visibile sino al 7 luglio. Allora, quest'anno ci sarà una interessante esposizione in Piazza Vittorio Emanuele, detta Green Square, dove ci saranno diverse installazioni con la presentazione del progetto idrogeno, la presentazione di un'installazione che riguarda la nuova Smart Grid per il Parco Ermenno Navicelli e alcuni mezzi per la mobilità elettrica. In più ci saranno una o due giorni di convegno che terremo presso la Camera di Commercio e la Sala della Provincia. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, sono appuntamenti sì di un particolare ambito, ma sono tarati su tutta la cittadinanza, può venire chiunque. Assolutamente, i convegni che proporremo sono liberi, basta registrarsi anche la mattina stessa. I temi saranno quelli dello sviluppo della Smart City, dell'edilizia sostenibile, della mobilità elettrica e anche della Smart Grid, quindi sono temi di grande interesse anche per i cittadini, quindi vi aspettiamo tutti il giovedì 5 e venerdì 6 presso la Piazza Vittorio Emanuele.